Cristo vi lascio con questo immenso personaggio che a 91 anni cerca, anzi incanta e sempre di più. Alcune note che fanno parte del suo straordinario curriculum, tre in particolare: Cavaliere della Repubblica, Ufficiale della Repubblica e nel mese di febbraio Laurea ad Honorem presso l'Università di Bologna. Questo è l'immenso Luigi Lai. Però mica è venuto anuretico Francesco Spano, cioè io che la chitarra la strimpello a malamente, ma si è fatto accompagnare da un grande suonatore di chitarra conosciuto nel mondo dell'etno jazz, che è Marcello Floris. Vi lascio con questo grande maestro, professore, e noi ci vedremo tra qualche istante. Grazie.
Quasi parlare sembra anche superfluo, o quantomeno bisognerebbe parlare così, piano piano, sottovoce, per non disturbare il maestro che è concentrato. È una dichiarazione d'amore che si ripete, pensate, da quasi 80 anni, cioè ha attraversato tre intere generazioni per portare il suono più antico insieme al canto a tenore della nostra isola nel mondo. Da 50 anni, senza continuità di sosta, è presente alla Sagra di Sant'Efisio. E poi le tante, innumerevoli collaborazioni con i più grandi cantanti, artisti, musicisti, non solo sardi, italiani, ma anche di tutto il nostro pianeta. Questo è Luigi Lai, grazie. 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 E grazie ad un immenso Marcello Cloris. Vanno male le aronelle perché c'è umidità. Purtroppo non vanno come vorrei io.
Grazie. Facciamo un altro pezzo e poi non salutiamo. Questo pezzo, questo strumento sarà commentato di pezzo, è il strumento minore, questo è il primo strumento che si è nato, perché si trova gli strumenti non sono in maggiore. E questo l'ho creato io per una richiesta di un funerale. Ma mi sono richiesto questa signora che è morta e ha raccomandato al figlio che lei era grave, il figlio era meno grave, di un genere stradale, e ha detto, dille papà se io se voglio che voglio alle lunette al funerale. E questa donna che si chiamava Egizia è morta. E quindi ho telefonato al marito che voleva che io andasse a suonare il funerale della moglie. Io mi sono fatto un po' offeso, ma sta scherzando? No, non sto scherzando. E mi venga che... Allora io ho detto, ma avevo la mezza cosa di mano, e avevo la tastiera a casa, e siccome io ho suonato per tanti anni la fisarmonica, e mi piaceva la tonalità in minore, mi è sempre piaciuta. E allora ho preso lo strumento, ma... Posso abbassare la terza e la quinta, cioè la tonica dominante, e ho tenuto la fa diesel, un fa naturale, dato diesel, un do naturale, e poi ho avuto la scala. Adesso facciamo la prima cosa che ho fatto, questo brano che si chiamava Egizia. Adesso si chiama Arreco, perché questo brano uscirà come quartetto d'archi con l'arrangiamento fatto da Marcello. Il brano si chiama Requiem. Thank you.
Grazie. Che poi zio Luigi, buona Lurecci vi ha dedicato anche qualcosa, avete visto? Molto piacere. Grazie, grazie ad un immenso Marcello. Ai prossimi appuntamenti, ci vedremo di sicuro. Va bene?